D'accordo. Iniziamo con la definizione. Allora, dicesi accordo. L'esecuzione simultanea di due o più suoni. Quindi, questo è un accordo. Questo è un accordo. Sì. A rigor di logica, se prendiamo la definizione, due o più suoni erano il primo, due o più suoni erano il secondo esempio, simultanei, accordo. C'è una bella differenza. Il primo non ci crea nessun effetto di sorpresa. Il secondo, sì, ci sbilancia un pochino. Diciamo che tra le regole che gestiscono quel primo esempio e l'effetto sonoro che produce il secondo esempio, c'è un bel po' di spazio e un bel po' di musica. Il primo è la classica triade, l'accordo fondamentale, ad esempio, di Do maggiore. Il secondo è quello che si chiama un cluster, un grappolo, effettivamente. Qui siamo ovviamente in un sì accordo, però è un concetto completamente diverso. Noi concentriamoci oggi ovviamente su quello che è proprio il punto di partenza, gli accordi, questa esecuzione simultanea di due o più suoni. Ripeto, il primo che vi ho fatto viene definito la triade, sono tre suoni e sono i tre suoni che costruiscono proprio la base, l'effetto sonoro della scala. Io vi ho detto l'accordo di Do maggiore. Ci riferiamo sempre a questa scala. Faccio una premessa, anzi una parentesi. Utilizzo molto spesso sia il termine scala che tonalità. Li uso perché sono effettivamente utilizzati come sinonimi, quindi ogni tanto uso uno, ogni tanto uso l'altro. Per essere precisi, scala è sicuramente il termine più compreso, più immediato ed è quello che arriva direttamente, sappiamo che è una sequenza di note per tutti, chiaro. La tonalità è sicuramente un sinonimo di scala, ma è più legato all'aspetto proprio delle regole, degli accordi, della musica cosiddetta tonale e quindi i gradi della scala. Gli accordi in relazione, quindi ci ritroviamo i gradi della scala già fatti in un altro video, la tonalità già fatta in un altro video, e qui gli accordi. Quando noi pensiamo agli accordi, immediatamente quale genere musicale ci si abbina immediatamente nella nostra testa? La canzone. Se io penso alla chitarra, ho immediatamente un'immagine, non so, una spiaggia, ci ritroviamo, chitarra, tutti insieme, tre accordi ed ecco che parte la melodia su quegli accordi. Quindi cosa sono nel nostro proprio istinto musicale, senza neanche pensare alle regole? Sono i pilastri, le fondamenta su cui noi possiamo sviluppare la melodia. Ci danno un punto d'appoggio e noi di conseguenza passiamo da una nota all'altra. Quindi, l'accordo è un effetto, un'esecuzione simultanea, che però rispetta determinate regole, se parliamo ovviamente di quella che è la musica tonale. Quella che è la musica, fondamentalmente l'organizzazione della musica di quasi tutta la musica occidentale. E quindi ripeto quella che si fonda sui gradi della scala, la tonica, i gradi fondamentali, la terza, la caratteristica, la dominante, la sensibile, eccetera. Questo ve lo ripeto ancora perché poi ritorneremo proprio su questi gradi della scala. La materia in musica che studia queste relazioni, questi rapporti, si chiama armonia. Allora, se ci soffermiamo un attimo sui due termini, accordo
armonia, vediamo che c'è sempre sotto questo sfondo di piacevolezza, star bene insieme. Li usiamo anche fuori questi due termini dal campo prettamente musicale. Una buona armonia, un buon accordo tra le persone in un ambito anche, ripeto, non musicale. Quando ci riferiamo proprio alla musica tonale, quella su cui sono costruite le canzoni fondamentalmente, ecco che abbiamo questo effetto. Se invece ci riferiamo al cluster, che vi ho fatto prima quell'esempio, ecco che usciamo da questo ambito. Ritorniamo alle nostre canzoni. Adesso vi faccio vedere una sequenza di quattro accordi posizionata sul pentagramma in modo che la vediate con i riferimenti proprio dei gradi sotto. Allora, voi vedete questi quattro accordi sono la tipica sequenza della musica pop, delle canzoni. Cioè tantissime canzoni puntano, si sviluppano anche solo su questi quattro accordi. Quelli che vedete rappresentati sono rappresentati, i numeri romani che vedete sono i gradi della scala su cui sono composti gli accordi. La scala che abbiamo preso come esame è la scala di Do maggiore. Prendiamo sempre questa scala perché è quella che non prevede alterazioni in chiave, quindi avete tutte le note belle, libere, senza bemolli e diesis. Qui, vedete. C'è sotto il primo accordo c'è 1, cioè il primo grado della scala. Quindi si costruisce l'accordo sul primo grado della scala di Do. Quindi la prima nota sotto è il Do, la nota fondamentale, poi l'altra nota è il Mi, il terzo grado, e la nota superiore ancora è il quinto grado, quindi Do, Mi e Sol. Ecco che abbiamo l'accordo di Do maggiore sulla tonica, sul primo grado della scala. Poi, sul quinto grado della scala, quindi sul Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, costruiamo l'altro accordo e avremo le note Sol, Si e Re. Si costruisce sempre saltando, si dice di terza, si fanno un intervallo di terza Sol, La, Si. Ecco, e la nota seguente sarà Si, Re, Sol, Si e Re. Per chi sa leggere ovviamente la musica, vede subito dall'esempio proposto che non avete Sol, Si, Re come sequenza, si leggono gli accordi sempre dal basso verso l'alto, ma avete Si, Re, Sol. Questa è una questione proprio più di comodità. Molto spesso, parlando ad esempio di una tastiera, se io prima devo suonare Do, Mi, Sol e poi fare Sol, Si, Re, cioè l'accordo sul quinto grado, farei un salto. Quindi da qui. Posso non fare questo salto, usare le note uguali, quindi sempre quelle tre note, ma rimanendo più vicina, quindi facendo meno spostamenti, quindi essendo più veloce, quindi Do, Mi, Sol. Sono le stesse note, ovviamente qualcuna più grave di quella che avete sentito prima, ma sono le stesse note. E quindi risparmio tempo. Proseguiamo. Primo grado, quinto grado. Sesto grado, quindi sulla nota La, sempre della scala di Do maggiore, e per finire l'accordo costruito sul quarto grado. Quindi avete Do, Mi, Sol, ve li leggo così come ve li ritrovate: Si, Re, Sol, Do, Mi, La e Do, Fa, La. Qui avete i quattro tipici accordi su cui tantissime canzoni pop della musica leggera, insomma, sono costruite e spesso e volentieri sono proprio anche solo qui questi quattro. Ma non solo, talvolta anche meno. Oh, senza arrivare al suono un po' più deciso, al Mondo in Mi settima, che canzone vecchissima di Celentano che quasi esclusivamente rimaneva su questo accordo. Tanta musica, tante canzoni possono anche usufruire solo di tre accordi. Tre, in particolar modo, perché ne bastano tre per coprire tutta la scala. Forse non ci avete mai pensato, ma se io uso l'accordo sulla tonica,
l'accordo su il quarto grado, la sottodominante, e l'accordo costruito su il quinto grado della scala, la dominante, io vado a coprire tutte le note della scala. Quindi possono servirmi, possono essere sufficienti per una melodia, per una canzone, che ovviamente le canzoni sono di solito abbastanza brevi, non è che durano tantissimo. E se non modulano e se non cambiano tonalità, se rimangono su quella scala, possono bastarmi anche solamente questi tre accordi. Il primo, sul primo grado, sul quarto e sul quinto. Per essere proprio completamente chiara, immaginatevi sempre di essere nella scala di Do maggiore. Do, Mi, Fa, Sol, La e Si. Avete le sette note. Se io costruisco il primo accordo su la tonica, andrò a usare il Do, il Mi e il Sol. Cerco di essere chiara anche con le dita. Ok? Quindi primo, terzo e quinto. Sul quarto grado ho il Fa, il La e il Do che l'ho già usato. Completo con il quinto grado, il Sol che l'ho già usato, il Si e il Re. Ta-da! Tutte e sette le note le ho coperte. Bastano queste. A questo punto, di cose ve ne ho dette tante, di parole ne ho fatte tante, ascoltiamo un esempio. Prendiamo una canzone, un inizio, l'inizio strumentale di una canzone famosa che usa esclusivamente questi tre accordi. Dall'inizio alla fine. La sentiamo insieme? Ok? Prosegue, ben sapete, era Gianna di Rino Gaetano. Lei proprio si sviluppa, l'avete sentito? Questi tre accordi. E tutta la canzone, ci avevo fatto sentire un pezzettino, ma tutta la canzone, i suoi pilastri sono questi tre. Ne facciamo un altro di esempio, ancora forse più famoso? Ma facciamolo! All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Il pescatore, Fabrizio De André. Anche questa ha la sequenza, alterna primo, quinto, primo, quarto, ma insomma sempre quei tre accordi utilizza. E la canzone si sviluppa tutta su questi, ribadisco, su questi pilastri, gli accordi. A questo punto, con che cosa vi lascio? Vi lascerò, prima finisco la conclusione, parlo con voi ancora per un pochino. Ritorno a quei famosi quattro accordi su cui ci siamo soffermati in relazione alla musica pop. C'è un esempio molto gradevole, molto piacevole, che è una parodia, più che altro, più che una vera e propria canzone, fatta un po' di tempo fa da un gruppo australiano che si chiama gli Axis of Epsom. Hanno fatto questa parodia, questo collage di canzoni pop, proprio perché, magari non tutte, non per tutto il tempo, ma sicuramente molte di queste, puntano e sono sostenute dai quattro famosi accordi. Io vi lascerò la schermata a cui ovviamente potete riferirvi per cliccare, per andare in diretta su quello che è il loro video e vedervelo su YouTube. Faccio una precisazione perché ogni tanto le cose nel tempo possono cambiare. Se nel caso non trovaste più la schermata nel tempo con il riferimento, ricordatevi sempre che sul nostro sito, su musicadiffusa.it, trovate la pagina dedicata alla musica utilizzata in ogni video. Quindi, se volete poi da soli, autonomamente, se non lo ritrovate più questo possibile aggancio diretto,
andare a rivedere il titolo del video e ritrovare poi la musica che abbiamo utilizzato. E di conseguenza da soli cercate in rete che troverete sicuramente. Ripeto, il gruppo sono Axis of Epsom e la canzone si intitola Four Chords. Alla prossima!